Salim Kessabi, uomo del calcio marocchino, procuratore del calcio marocchino. E beh, lo intervistiamo per un semplice motivo, ma abbiamo visto la Coppa d'Africa dove giocavano tutti i giocatori del Marocco, ce n'è pronti per venire a giocare in Italia? Sì, ci sono diversi giocatori che con buone potenzialità, diversi giocatori che hanno dimostrato comunque di poter restare nei campionati europei. Adesso non so di preciso in Italia o in altri campionati, ci sono diversi giocatori che hanno ricevuto delle offerte dopo la Coppa d'Africa e le capacità, le potenzialità ce li hanno, soprattutto sono molto giovani, quindi possono dare tanto al calcio europeo. Servono esterni che corrono, ce ne sono, e servono attaccanti in Italia. Sì, ci sono diversi profili, adesso calciatori importanti per quanto riguarda la fase offensiva ce ne sono, alcuni del Wydad Casablanca, altri del Raja, senza dimenticare comunque il Jadida e Berkane, che sono un po', diciamo, i club d'élite del campionato africano marocchino, e possono sicuramente fare bene alcuni di questi profili qua in Europa. Vediamo se comunque il loro futuro è qui o da qualche altra parte. È cambiata la storia dei giocatori marocchini, del calcio marocchino, perché una volta quando avevano 14-15 anni i francesi, gli olandesi, i belgi li ingaggiavano e dopo gli davano addirittura il secondo passaporto. Perché è cambiata? Allora, è cambiata perché comunque la federazione sta facendo un lavoro importantissimo sotto questo punto di vista. Adesso vediamo anche comunque diversi calciatori del campionato, dei campionati importanti, di squadre importanti, rifiutare comunque di giocare per una nazionale non loro. Mi viene in mente adesso Ziyech dell'Ajax, che ha scelto comunque il Marocco, mi viene in mente Boufal, che ha scelto il Marocco e non la Francia, ad esempio, no? E questo è tutto grazie a un grande lavoro che sta facendo la nazionale marocchina e che sta facendo il mister della nazionale marocchina, Hervé Renard, con questi ragazzi, perché comunque sappiamo che li va a trovare spesso, va segue le loro partite da molto vicino e tutto questo li fa sentire importanti e quindi, diciamo, gli spinge a scegliere il campionato marocchino. Ci sono comunque ancora dei casi di calciatori che vengono presi dal campionato marocchino e vengono portati in Francia ancora giovani o altre nazioni. Adesso mi viene in mente il Qatar, che sta preparando il mondiale, quindi so di questo fenomeno. Ecco, l'altra domanda è che io ho letto su Assas Sportivo La Corugna che addirittura il centravanti della nazionale marocchina, che tu fra l'altro conosci molto bene, è nel mirino dell'Atletico Madrid. È vero o non è vero? Sì o no? Rispondi, non ti chiedo della trattativa. Sì, Ayoub El Kabi è un attaccante moderno, diciamo molto, molto buono, molto bravo. E ha ricevuto diverse offerte dopo la Coppa d'Africa e insieme al Berkane si è deciso di rinnovare perché comunque non era ancora, diciamo, pronto a fare questo salto di qualità subito, non volevamo, diciamo, forzare le cose. Adesso lui è nel mirino di tante squadre, adesso non posso dire quali squadre e quali campionati, però comunque sì, ci sono diverse squadre europee su di lui. L'importante è che la notizia che abbiamo letto non era falsa da questo punto di vista. Il Marocco ai mondiali, il tuo giudizio, non ti chiedo di sapere quello che succede, cosa pensi che succederà? Allora, il Marocco ai mondiali, se devo vederla da tifoso, ovviamente speriamo di fare qualcosa di molto, molto grande, di storico. So anche però, diciamo, vivendo il calcio ogni giorno, che siamo in un gruppo molto difficile, Spagna, Portogallo e Iran sono nazionali molto importanti, quindi comunque ci sarà da lavorare tanto, ci sarà da dimostrare, però di positivo c'è che siamo una nazionale formata da calciatori che giocano tutti in campionati importanti e quindi, diciamo, non manchiamo di esperienza e possiamo permetterci di fare qualcosa. Che cos'altro su una disgrazia che ha colpito il calcio italiano, su David Astori, e che in Marocco è stata molto sentita questa dipartita del calciatore? Sì, domenica purtroppo, come spesso accade ultimamente, i tifosi marocchini comunque si sono sintonizzati per guardare la partita di Jawad del Genoa contro il Cagliari.
e anche loro hanno ricevuto la notizia che purtroppo ha sconvolto tutti noi, e mi raccontano che comunque in Marocco c'è stato un momento di shock generale. Comunque anche loro erano molto, molto presi da questa, purtroppo, da questa brutta notizia, e l'hanno rispettata in una maniera veramente, diciamo, egregia, e questo è molto, molto positivo, nel senso che il calcio italiano giù e il campionato italiano comunque viene seguito e viene rispettato anche purtroppo dopo questo.